Quindi la mozione chiede che si aderisca alla campagna La fame non si specula e quindi conseguentemente al Comune di Milano di verificare se ci sono degli investimenti da parte del Comune diretti o indiretti in derivati o in communities agricole o alimentari e chiede conseguentemente di vendere. Consigliere Calise? Grazie Presidente. Per quanto riguarda l'argomento della fame e della speculazione sui beni primari, ovviamente la nostra posizione è di totale sostegno a questa campagna e quindi avremo un voto favorevole alla mozione, a questa mozione in votazione. In particolare, sempre per quanto riguarda il cibo e alla speculazione, uno degli nostri argomenti chiave nella gestione dei beni, soprattutto di prima necessità, è quella del chilometro zero. Una delle sfide che sottoporremo all'amministrazione sarà quella di vincolare ad esempio i pasti di Milano Ristorazione in gran parte ai produttori del Parco Agricolo Sud. In questo modo si hanno due vantaggi diretti. Prima di tutto si salvano gli agricoltori che, come si sa, stanno liquidando quello che possono perché non si campa. E in seconda battuta, ovviamente, a Milano Ristorazione serviamo dei prodotti provenienti non magari dall'est Europa ma dal nostro territorio. Per quanto riguarda la parte sugli impegni a Sindaco e Giunta, volevo chiedere ai proponenti una piccola modifica. Chiedo quindi al collega Gibillini se posso suggerire una piccola modifica nel secondo punto degli impegni alla Giunta. Si dice: adoperare affinché il Comune di Milano, nella gestione della propria liquidità, non faccia più ricorso a prodotti finanziari derivati i cui indici siano legati in qualsiasi modo a commodities agricole. E chiederei di poterlo modificare con: adoperare affinché il Comune di Milano, nella gestione della propria liquidità, non faccia più ricorso a prodotti finanziari derivati, e in particolare in riferimento a quelli alle commodities agricole. Però credo che il punto sia non utilizzare più i derivati di alcun tipo, quindi chiedo nel caso la disponibilità a inserire questa virgola e a cambiare leggermente il testo. Grazie. Tattarella, sull'ordine dei lavori. Sì, grazie Presidente. È una domanda molto semplice. Chiedo se è possibile, senza autorizzazione e senza essere iscritto all'albo dei giornalisti, sedere sui banchi riservati ai giornalisti in quest'Aula, riprendere le sedute del Consiglio Comunale, cosa che dal mio punto di vista è qualcosa di libero, cioè non mi scandalizza il fatto che qualcuno si possa sedere lì o possa riprendere le sedute del Consiglio. Chiedo se è possibile farlo, lo chiedo, tanto le sedute sono in diretta online, quindi si figuri se ho imbarazzo nel fatto che qualcuno possa riprendere. Cosa diversa ovviamente è finire su un video amatoriale, che è cosa diversa dal video ufficiale del Consiglio Comunale, e magari viene usata la mia immagine senza che io abbia sottoscritto una liberatoria per dare il consenso a apparire in un video che magari viene postato su internet. Quindi io chiedo se dal punto di vista del regolamento d'aula è possibile fare riprese senza un permesso. Siccome ho chiesto e permesso pare non ce ne sia, il Presidente era pronto a sottoscriverlo in questo momento il permesso, allora evidentemente un permesso ci vuole. Allora, se mi fate avere il permesso che è stato rilasciato, visto che qualche mese che qualcuno continua nel riprendere le sedute del Consiglio Comunale, prima cosa, e seconda cosa, se mi dite se è possibile o meno farlo. E credo che sia un mio diritto. Il Presidente Rizzo si è arrabbiato per questa mia richiesta, che credo essere una richiesta legittima, Presidente, perché credo che neanche a lei faccia piacere finire magari su dei video con dei commenti poco piacevoli, semplicemente perché sono qui nel fare ostruzionismo, vogliamo chiamarlo, il fatto di stare qui in aula. Io lo chiamo semplicemente senso di responsabilità, perché votare una mozione in cui si chiede di parlare della questione dei derivati in modo così superficiale, credo che sia veramente poco dignitoso per un comune come quello di Milano. Va bene, facciamo la verifica con gli uffici e poi le daremo la risposta nel corso del dibattito. Adesso consigliere Calise.
Sì, solo come precisazione per il collega Tatarella che abbiamo chiesto l'autorizzazione per poter avere nella tribuna stampa, l'abbiamo ottenuta e quindi non c'è alcun problema. Grazie. Va bene. Comunque gli uffici della Presidenza stanno verificando anche questo aspetto. Consigliere Pagliuca. Aspetti Palmieri, c'è Pagliuca sull'ordine dei lavori. No, volevo sapere se è una disponibilità del Presidente, se c'è un regolamento, perché è stata data un'autorizzazione, voglio sapere su che base è stata data questa autorizzazione, perché se c'è un regolamento il Presidente deve applicare il regolamento, non è che può autorizzare. Certo. Indipendentemente stiamo verificando proprio questi aspetti. Grazie. Grazie consigliere Pagliuca. Consigliere Palmieri sull'emendamento numero 1. Grazie signor Presidente, se il consigliere Calise vuole manifestare la propria intenzione attraverso quanto scrive va discusso prima il suo emendamento, perché andrebbe a intervenire il suo emendamento sulla parte che io devo modificare. Se invece il consigliere Calise rimane su quello che era il senso del suo intervento, allora chiedo un chiarimento e in questo caso illustrerei prima io il mio. Grazie signor Presidente. Calise, chiarisca, perché no, dopo le spiego alla fine della seduta, grazie Calise. No, assolutamente, per quanto riguarda la ratio del nostro emendamento e ovviamente la contrarietà a strumenti di copertura finanziaria, quindi strumenti di rischio, quali derivati, il nostro spirito è proprio che in linea anche con i concetti di spending review che verranno introdotti dall'amministrazione, la sola idea di investimento, di rischio finanziario non è più contemplata, era proprio questo lo spirito, quindi dal futuro non utilizzare più questo strumento. Quindi nel caso dell'emendamento proposto dal collega Gibillini, noi lo accettiamo se ovviamente preferiremmo che sia tolto il preferibilmente, proprio perché noi crediamo che questo sia la via maestra, quindi non solo preferibilmente ma come strumento di rischio noi non lo contempliamo più. Quindi in questo caso ritiriamo il nostro emendamento e appoggiamo l'emendamento presentato da Luca Gibillini. Grazie. Ad ogni modo, siamo sull'emendamento numero 1. Chiudiamo la discussione, sì. Vabbè, io le ho già risposto. Consigliere Palmieri sull'ordine dei lavori. Io aspetto una risposta dalla Presidenza. Se la Presidenza implicitamente, non accogliendo la mia richiesta di non ammissibilità dell'emendamento numero 4, che tocca il punto 2, non l'emendamento 2, che tocca il punto 2 del dispositivo, la Presidenza sta ammettendo un metodo che impedisce all'opposizione di presentare gli emendamenti, perché un consigliere, aggiungo di maggioranza, a maggior ragione di maggioranza, può riformulare prima del termine di presentazione degli emendamenti interamente un periodo, uccidendo la proposta modificativa di un consigliere di opposizione. Consigliere Gibillini sull'ordine dei lavori, grazie. Presidente, sono un po' amareggiato anche dalla discussione, perché non ci aiuta a far lavorare al meglio l'intera amministrazione e l'intero Consiglio Comunale. Mi dispiace perché anche la veemenza che io vivo a certi tratti da alcuni consiglieri di tipo personale e da altri di tipo burocratica, che sicuramente non ci aiuta. Per questa ragione io chiedo di rinviare, di ritirare e rinviare la discussione dell'emendamento. Consigliere Tatarella, prego. A me dispiace, Presidente, se qualcuno crede che sia un'opposizione personale nei confronti di un collega. Io le ho detto più di una volta di ritirare, cioè di eliminare e stralciare il secondo punto. E voi dite basta, ma io sono qua alle 8:22, secondo voi mi diverto due giorni prima di Natale a stare qua? Tre giorni prima. Se lo faccio evidentemente perché ci credo, no? Allora, io, caro collega Gibillini, visto che mi accusa di fare opposizione solo semplicemente perché lei è il presentatore di questa mozione, le ripeto, lei stralci il secondo punto, votiamo la sottoscrizione alla campagna, sono disponibile a votarla a favore, dopodiché si informi con l'amministrazione comunale e presenti un'altra mozione legata ai derivati, in particolare a quelli sugli indici alimentari. Credo che ci voglia veramente poco. Io sono disponibile nel votare l'adesione alla campagna.
Detto questo, Presidente, voglio spiegare il motivo per cui prima ho chiesto la questione delle riprese in aula. Allora, io non lo faccio, Presidente, no, ci tengo a chiarire, non lo faccio perché mi diverto o semplicemente per perdere tempo, ok? Io credo che sia un diritto di tutti i cittadini informarsi, venire qui, seguire le sedute, farlo attraverso internet. Io chiedevo semplicemente se piacerebbe a qualcuno di voi che un proprio intervento venga stralciato dal contesto, pubblicato su internet, senza spiegare ai cittadini il perché magari un consigliere diventa alle 20:24 del 22 di dicembre così scrupoloso su un tema e così pignolo nel discutere una mozione, che ovviamente è uno strumento che abbiamo in mano noi consiglieri di opposizione, quello magari di perdere un po' di tempo rispetto ad alcune discussioni. È l'unico strumento che abbiamo per cercare anche di far cambiare idea, come è successo in questo caso. Che venga preso un mio intervento in cui magari mi dilungo un po' nella speranza di far cambiare idea a un collega su una mozione importante e venga pubblicato su internet con un commento per cui vengo qualificato come un matto che si diverte alle 20:24 nel stare qua a menarla su per 5 minuti in un intervento, credo che non faccia piacere a nessuno. Questo è semplicemente il motivo per cui ho chiesto se le persone erano autorizzate alle riprese in quest'aula. Grazie. Quindi io credo che se la smettiamo di proseguire con questo livello di approssimazione, rendiamo un buon servizio a questo Consiglio e a questa città. E per primo i rappresentanti della Giunta, che devono arrivare più preparati da ogni punto di vista. Grazie, signor Presidente. Grazie, consigliere Palmeri. È arrivata alla Presidenza la richiesta di rinvio, quindi la metto in votazione. Ha dato questo esito, 24 presenti, 21 favorevoli, un contrario, 2 astenuti, la seduta non è in numero legale. Chiedo alla segreteria di rifare l'appello. Hanno risposto all'appello 24 consiglieri, pertanto la seduta non è in numero legale. Gli argomenti che questa sera erano in prima convocazione passeranno in seconda alla prima riunione che faremo del Consiglio Comunale. Anzi, il Consiglio Comunale ripartirà dalle votazioni di questa sera.